Lessini, San Mauro di Saline, ma può accadere anche per chi abita nell'estrema periferia di una città, per esempio di imbattersi in sciami d'api. Questa è la stagione. A questo punto il cittadino si chiede, ma le api perché sciamano? Ma le api sciamano perché è l'unica forma che hanno di portare avanti la loro specie. È un istinto innato e gli apicoltori cercano di contrastare questo fenomeno. Ma questi sciami sono pericolosi? Assolutamente no, perché quando le api sciamano sono molto tranquille. Loro devono cercare di portare avanti la specie e l'attacco all'uomo non è un aspetto principale. Ecco, allora noi come ci dobbiamo comportare? Intanto rimanere tranquilli e contattare l'associazione di apicoltori che provvederà in base a dove è collocato lo sciamo, a far intervenire un apicoltore preparato che recupera questa nuova famiglia d'api. Ma sono un buon segnale per l'ambiente questo? Certo, perché testimoniano la presenza delle api sul territorio e la presenza delle api sul territorio è fondamentale. Noi mangiamo tanti prodotti dell'alveare, non soltanto il miele e la propoli e la pappa reale, ma ogni boccone che mettiamo in bocca dobbiamo ringraziare le api per il lavoro di impollinazione che viene fatto. Ma significa anche che la qualità dell'ambiente è buona se ci sono le api. Esattamente. Quindi dobbiamo ringraziare gli apicoltori e gli agricoltori. Una cartina tornasole. Della qualità dell'ambiente, sì. E come si diventa apicoltori? È importante essere formati, conoscere bene l'ambiente delle api e come lavora l'ape. Le associazioni fanno un ottimo servizio di formazione attraverso un'assistenza tecnica e attraverso appositi corsi di formazione. Però ci sono anche degli adempimenti, che sono gli adempimenti di registrazione degli apiari. Ogni apiario è registrato presso l'ULS. Poi occorre anche che l'apicoltore faccia la denuncia a fine novembre della quantità di nuclei che ha nel proprio apiario. E questo cosa serve? Serve per una gestione e per la conoscenza delle malattie e anche per il controllo del miele prodotto sul territorio. Perché che tipo di problemi si possono sviluppare tra gli apiari? Ci sono malattie storiche come la peste americana, la peste europea, la varroa che ha fortemente ridimensionato tutti gli alveari. Un apicoltore attento e preparato conosce queste malattie e diventa anche aiuto per tutti, perché un apicoltore disordinato è un danno per l'ambiente, ma anche, soprattutto anche per le altre api. Quindi, se ho ben capito, sono una cartina tornasole della qualità dell'ambiente, però l'apicoltore da parte sua deve tutelare anche le api. Deve tutelarle certamente e deve tutelare anche gli altri apicoltori, perché se c'è una malattia e non è prontamente curata, è danno per tutti.